essere un nuovo corso che non sia un nuovo corso che parta da un giustizialismo sommario, non ha importanza. Io credo che ci debba essere giustezza più che giustizia ed equità, e che si debba soprattutto concepire in maniera moderna il mondo dello sport con il mondo dell'intrattenimento. Ecco, io che appartengo al mondo dell'intrattenimento mi sono immerso nel mondo del calcio perché credevo fermamente, ve l'ho detto nel 99, ve l'ho ripetuto 3 anni fa, ve lo riconfermo oggi, che il mondo dell'intrattenimento e il mondo dello sport debbano ormai proseguire pari passo, perché altrimenti non ce ne sarà per nessuno. No, dicevo, no, se, però bisogna chiarire, perché c'è questo regolamento che 22 sono i giocatori over 21. Se ci sono giocatori under 21 non fanno numero nei 22, e in più c'è una trasformazione così importante e così radicale, altrimenti avrebbero dato a noi il titolo di commissario straordinario della FIGC, quindi ti ringrazio di questo, però. Quindi dobbiamo percorrere quelle tappe che i tempi del calcio, che poi sono d'accordo con il presidente De Laurentiis, sono tempi troppo pachidermici, richiedono. Volevo anche dire che il presidente si è sentito con il presidente Garrone, che l'ha chiamato e me lo riferiva, e questa commissione che dicono che deve fare le riforme del calcio, in realtà altro non sta facendo che studiare una nuova modulazione del sistema di governance della Lega, perché la Lega è stata caratterizzata dal fatto che finora le assemblee sono state condotte e modulate da un sistema di voto che prevedeva che la Serie B fosse maggioranza e la Serie A. Eddi! Non sapevo. Mister! 2, 3, vai! Grazie! Grande, mister! Presidente! No, al lado del pueblo de la torre.